Arrestato per riciclaggio Danilo Tipo, avvocato penalista di Seno, ex presidente della Camera Penale fino a qualche mese addietro ed ex assessore e consigliere comunale. Il professionista nisseno è stato arrestato dal GICO della Guardia di Finanza di Milano a Caltanissetta. Tra i capi di imputazione, riciclaggio con la finalità di favorire Cosa Nostra. 11 gli arresti nell'operazione su appalti e corruzione all'Expo. Al centro dell'inchiesta c'è il consorzio di cooperative Nominus Sclar, specializzato nell'allestimento di stand, il quale ha lavorato per la Fiera di Milano, dalla quale ha ricevuto in subappalto l'incarico di realizzare alcuni padiglioni per l'Expo, tra cui quello della Francia e della Guinea Equatoriale. Secondo le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Ilda Boccassini e dai PM Paolo Storari e Sara Ombra, le società del consorzio erano intestate a prestanome di Giuseppe Anastasi, principale indagato arrestato con il suo collaboratore Libero Pace e l'avvocato nisseno Danilo Tipo, ex presidente della Camera Penale. Le società coinvolte ricorrevano ad un sistema di fatture false per creare fondi neri. Il denaro era poi riciclato in Sicilia, dove gli indagati avevano legami con la famiglia di Cosa Nostra di Pietraperzia. Il GICO della Guardia di Finanza sta effettuando un sequestro preventivo di circa 5 milioni di euro. È stato intercettato anche un camion partito dalla Lombardia e diretto in Sicilia con dentro ben 400.000 euro in contanti, soldi sequestrati in quanto riciclati. Le fiamme gialle questa mattina stanno effettuando una raffica di perquisizione tra la Lombardia e la Sicilia, eseguendo il sequestro di beni fino a 5 milioni. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati 400.000 euro in contanti trovati in un camion guidato da Liborio Pace, collaboratore di Giuseppe Anastasi, amministratore del consorzio Dominus, e altri 300.000 euro trovati in una 500 macchina guidata dall'avvocato Danilo Tipo. Agli 11 arrestati sono contestate a vario titolo le accuse di associazione per delinquere finalizzata a fatture false per reati tributari, riciclaggio, appropriazione indebita ed alcuni degli indagati, tra cui Anastasi e Pace, l'aggravante anche di aver favorito Cosa Nostra.